Vittorio Prodi, anche sul fronte della sostenibilità il governo Berlusconi vuole andare controcorrente, immagino che tutto questo si veda bene da Bruxelles. Ma con la scusa della crisi economica vogliono sostenere che non si può fare niente, invece è proprio perché siamo in crisi economica che noi dobbiamo fare quegli investimenti che sono necessari, investimenti per questo prima di tutto trasferimento dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. Lo dobbiamo fare, lo possiamo fare, prima lo facciamo e meglio è, perché ci costerà meno. Quindi questo è un investimento forte che può essere tenuto fuori dal calcolo del deficit. E quindi viene ad essere proprio in funzione anticongiunturale proprio il momento in cui c'è crisi economica. Quindi è solo un problema politico se l'Italia non riesce a colmare quel gap che al momento ha rispetto alla Germania e rispetto alle politiche ambientali ed energetiche che la Germania è riuscita a sviluppare in questi anni. Certamente c'è un debito pubblico da parte dell'Italia che non ci permette di fare le cose che fa la Germania, però ne possiamo fare di molto simili. Ecco, bisogna solo avere la determinazione di mobilitare le risorse che ci sono nel Paese, definire lo scopo finale per rendere indipendente il nostro Paese, per una sostenibilità sostanziale del nostro Paese e quindi per lasciare anche alle future generazioni un mondo che offra anche a loro le possibilità che anche noi abbiamo avuto. Quindi secondo lei e secondo il Partito Democratico non c'è spazio per il nucleare? Il nucleare viene, credo, nella mia percezione, viene proposto da chi vuole mantenere la vecchia architettura di produrre energia, la grande centrale, la grande rete di trasporto e la distribuzione finale. No, questo non è più sostenibile. Noi abbiamo le rinnovabili che sono distribuite sul territorio, la sfida è quella di imparare ad utilizzarle, quindi il consumatore che diventa anche produttore, la rete che funziona nei due sensi, una responsabilizzazione collettiva, una minore dipendenza nostra dall'estero. Faccio l'ultima domanda, non è forse la preoccupazione dei grossi produttori di energia elettrica che può contribuire a disincentivare questo disegno dove i singoli cittadini possono diventare produttori? Certamente, perché in una produzione distribuita di energia elettrica la responsabilità viene distribuita, quindi i vecchi monopolisti non possono fare nemmeno i nuovi monopolisti, quindi in questo senso è cambiata la cosa.